Tre cittadini disinvolti, tre italiani, tre politici per caso finiti in galera per motivi più diversi che si ritrovano da un giorno all'altro a beneficiare di un indulto ad personam che li catapulta dal carcere direttamente nelle stanze dorate del Parlamento. Tirate fuori Superman o gli ultimi metri ve li fate a rana, va bene? Scusa, posso farti una domanda un poco intima? È questo il risultato del diabolico piano ideato per raggiungere la maggioranza dei voti alla Camera e rimanere in carica, messo in atto da un sottosegretario dal look barocco e dalla pettinatura molto naif, che incarna l'anima della politica romana e agisce seguendo le indicazioni del Presidente del Consiglio. Lo stivale diventa moccasino. E niente sarà più come prima. I tre loschi personaggi in questione sono il caro vecchio Cettola Qualunque, politico calabrese costretto a sciogliere il Consiglio Comunale del suo paese per le accuse di collusione con la mafia, Rodolfo Favaretto, detto Olfo, secessionista convinto e traghettatore di migranti in laguna, e Frengo, un guru new age che ha fatto degli stupefacenti e del misticismo edonistico le sue ragioni di vita. Oh, io avevo proprio bisogno di un troione. Le tre schegge impazzite vanno fermate in fretta, li avevamo sottovalutati. Presi singolarmente, i tre personaggi di questo tutto tutto niente niente divertono e intimidiscono bonariamente, ma a non convincere il film preso nella sua interezza, che si riduce ad un'irridente sequela di sketch volutamente pacchiani che rimangono piuttosto avulsi l'uno dall'altro, nonostante i tre, interpretati tutti da Antonio Albanese, condividano spesso la stessa inquadratura. Ma mi scusco, c'è una convention della simpatia. Piuttosto rinuncio al bagno. La sensazione che si avverte è quella di un carosello esasperato e fino a se stesso di macchiette, situazioni, contesti e teatrini surreali che punta molto, forse troppo, sull'aspetto visivo e coreografico, risultando alla fine molto frammentario e poco concreto nell'assestare i colpi del KO. Sai che sei simpatico, ti sei fumato i due hard disk dei computer? Dal 13 dicembre al cinema.